anni 60 e 70. Sicuramente è una tesi che si scrive all'interno della storia del lavoro, la storia politica, ma che dialoga con altri filoni storiografici, la storia dei movimenti e in parte anche la storia ambientale. Quindi sicuramente questa è un'occasione estremamente interessante per me, perché ho imparato moltissime cose e in parte tante questioni che credo emergeranno all'interno del mio intervento sono state già toccate, quindi cerco di essere sintetica e anche molto schematica di non esporre ovviamente tutto il percorso di ricerca, ma di soffermarmi sia a livello storico che a livello storiografico sulle interazioni tra la storia del lavoro e la storia ambientale e tra la storiografia del lavoro e la storiografia ambientale. Quindi, innanzitutto la problematica che ha guidato la mia ricerca, ovvero quattro punti molto velocemente. Da una parte, restituire la molteplicità dei soggetti politici e sociali coinvolti all'interno di queste situazioni. È stato messo in luce soprattutto l'aspetto sindacale, in realtà i soggetti erano molti, erano diversi. Emerge il movimento studentesco, la situazione parlamentare, le donne e via dicendo. E comprendere quali erano le forme di nascita denunciate, questo perché la storiografia esistente, soprattutto la storiografia del lavoro, si è molto soffermata a porre in luce come all'interno degli anni 70, soprattutto del Novecento, il sindacato, sullo studio delle culture sindacali, quindi su come il sindacato a faccia di una sua bandiera rivendicativa, il rifiuto della monetizzazione della salute, il rifiuto di compensazioni comunitarie in favore dell'accettazione di rischi industriali e introduca all'interno dei suoi contenuti negoziali principali la richiesta di migliori ambienti di lavoro, dell'introduzione di misure preventive, di modifiche impiantistiche. Ora, sicuramente sono tutti studi molto importanti e molto interessanti che illuminano grande parte di quella stagione conflittuale, ma a me interessava anche capire quali erano le forme di nocività denunciate, quali le richieste avanzate e soprattutto qual era la risposta innanzitutto delle imprese, quindi in termini di relazioni industriali, ma anche delle istituzioni locali e nazionali. E qua si arriva al terzo punto, che era quello di comprendere in che modo le istituzioni reagiscono alla richiesta di introduzione di salute preventive e messa in sicurezza degli impianti. È una domanda molto importante che si scrive all'interno della storiografia degli anni 70, quindi l'idea della nascita delle regioni, di cui si è parlato anche stamattina, e soprattutto lungo il processo di elaborazione della riforma sanitaria che sfocia nel 78, che è il termine ultimo a quella delle ricerche. Il quarto punto in realtà è trasversale a questi tre ed è quello di cui vorrei parlare oggi, ovvero quali erano i significati attribuiti alla nozione di ambiente di lavoro. Tentare di capire, e in questo senso la storia ambientale che lo posso illuminare molto questo lavoro, quali erano i significati attribuiti alla nozione di ambiente di lavoro nella teoria e nella pratica di queste vicende conflittuali. Quindi un inquadramento storiografico che non ha nessuna pretesa di esaustività ovviamente, ma che a me è stato utile per inquadrare la mia tematica e la mia problematica. In primo luogo, sicuramente il lavoro cronologico, gli studi di Stefania Barca sull'environmentalism, working class environmentalism e via dicendo. Si tratta di studi sicuramente interessanti, sono cose su cui Barca lavora da tanti anni, sia a livello teorico che a livello empirico. All'interno della sua riflessione, che è articolata appunto, che si protrae nel corso di questo ultimo decennio, da una parte Barca ha messo in luce come esista una tradizione di ricerca storiografica che si è occupata di mettere in relazione questa apparente opposizione, soprattutto se si guarda all'oggi, tra lavoro e ambiente. Barca si è soffermata molto sulla storiografia americana, sulla storia economica e anche su pensieri di alcuni economisti, sociologi, in particolar modo su
un filone di ricerca che ha messo in luce come all'interno della società capitalista natura e ambiente siano ugualmente oggetti di appropriazione del fatto parte del capitale, diciamo così, riassumendo in maniera brutale la sua argomentazione molto articolata. Dopodiché lei si rifà agli studi del paesaggio, quindi mette in luce come gli studi della storia del paesaggio italiano, Sereni e poi Bevi l'acqua, e fa notare che all'interno dello studio sia la natura che il lavoro siano individuati come motori di trasformazione del paesaggio. Dopodiché nota d'altra parte come gli ambienti di lavoro sono stati assolutamente trascurati dalla sfera dell'ambiente e propone un tentativo di analisi storica parlando di agroenvironmentalism e individuando una serie di esperienze a livello transnazionale in cui effettivamente c'è stata un'alleanza tra storia tra la questione del lavoro e difesa dell'ambiente. È sicuramente una categoria interessante che si contrappone a tutto un filone sociologico dei New Social Movement, England e via dicendo, che hanno opposto il movimento del lavoro al movimento per l'ambiente. D'altra parte mi sembra una categoria molto schematica, ovvero che sembra quasi suggerire che l'obiettivo è quello di individuare all'interno del passato esperienze in cui la questione del lavoro, della difesa del lavoro e quella dell'ambiente sono andate di pari passo. Mentre secondo me è interessante prendere in considerazione questa categoria e romperla, perché la questione del lavoro e quella dell'ambiente all'interno della storia è complessa ed è molto articolata e quindi bisogna, credo, far emergere i punti di incontro e di scontro con questa questione in chiave diacronica. In questo senso, rispetto al caso italiano, di certo sono molto interessanti gli studi di Zigioli, sicuramente quello su Sesto, che conosciamo, e anche quello più recente sull'amianto. Interessante perché si parla di preoccupazioni ambientali del sindacato, in che modo il sindacato interagisce con le comunità esterne alle industrie nocive, in questo caso Casa del Monferrato, e fa emergere questa complessità. Non si può parlare di labor environmentalism ma neanche contraddire questa categoria. Terzo studio importante e molto interessante è quello di Becco, sindacale da Roma non fonso. È una sua tesi dottorale che è importante dal punto di vista storico e dal punto di vista storiografico a livello empirico e teorico. Ovvero, da una parte perché dal punto di vista empirico illumina tutta una serie di questioni della storia sindacale francese che non erano conosciute. Lui parla di preoccupazione ambientale dell'uomo, quindi è anche un tentativo di analizzare dove il sindacato si è occupato dell'ambiente senza dirsi ambientalista in senso stretto. Non si occupa solo di questioni di nocività ambientale, quindi di incorporazione della nocività ambientale da parte di lavoratori e della comunità, si occupa anche di questo e anche di altre tematiche quali il dibattito sulle risorse energetiche da dopoguerra in poi, il dibattito sulla pianificazione territoriale, e appunto mi sembra importante citarlo proprio perché questo studio sfaccettato rispetto al sindacato fa emergere tutta una serie di questioni di questioni in cui si può andare a indagare questa relazione tra sindacato e ambiente o tra ministra del lavoro e ambiente in senso più ampio. E soprattutto mi piace citare una giornata di studi che è stata fatta in Francia, ce ne sono state diverse, dal titolo Sentier Momental, Sentier Occupationnel, Exclusion e l'inclusione, quindi salute dell'ambiente, salute professionale, quali inclusioni, quali esclusioni. Proprio in questa ottica di scardinare la categoria
teoria dell'environment, utilizzarla, ma rapportarsi in maniera problematica rispetto alla stessa, ovvero capire sia le unioni che si sono prodotte, ma anche le disunioni che si sono prodotte, e in questo secondo caso capire quali sono gli aspetti istituzionali o relativi alla strada delle relazioni industriali che hanno determinato una presa in considerazione della questione sanitaria e della questione ambientale come di questioni distinte. Quindi questo è più o meno il quadro. Chiaramente la mia prospettiva era quella di tessere un quadro a livello nazionale, comprendere diversi soggetti politici, il sindacato, movimenti, istituzioni, come si rapportano a questa questione, ma anche di vedere cosa succede a livello locale all'interno di alcuni contesti territoriali specifici. Ho scelto Torino, Milano e Marghera. Evidentemente, soprattutto in questa sede pesa la mancanza di centro industriale del Sud Italia, ma mi rendo conto che sia una lacuna di questa ricerca, che sicuramente non è casuale, nel senso la scelta di questi casi di studio non è casuale ed era motivata da l'idea di andare a individuare dei territori in cui il dialogo tra conflittualità di fabbrica e istituzione fu molto proficuo e diede origine a tutta una serie di interventi da parte delle istituzioni in materia di prevenzione del rischio industriale. E sicuramente sono questioni che hanno riguardato principalmente il Nord Italia. Quindi in questo senso si spiega questa assenza. Una rapida carrellata di fonti su cui non mi soffermo, sicuramente fonti a stampa, sono centrali nel corso degli anni 70, archivi sindacali, che sicuramente sono state la mia risorsa principale a livello nazionale e decentrato, archivi di movimento, in minima parte devo dire archivi di impresa, e fonti orali, senza nessuna pretesa di fare una storia della memoria, in realtà, ma piuttosto di ricostruire alcune traiettorie militanti. Siamo già alle conclusioni, ma sono una prudenza, e su questo forse mi vorrei soffermare un po' di più, visto che abbiamo ancora un buon margine di tempo. Rispetto a tutte queste problematiche, secondo me quello che emerge è uno scarto significativo tra l'elaborazione teorica e le pratiche messe in atto. Cosa significa? Che da una parte l'elaborazione teorica sindacale punta a istituire delle forme di continuità consistenti tra la fabbrica e il territorio. È il periodo della nascita della federazione CGIL e CISL UIL, è il periodo in cui il sindacato organizza un orizzonte rivendicativo all'interno della fabbrica e quindi delle rivendicazioni aziendali, dei contratti di categoria e altresì, e inoltre rispetto a un dialogo con le istituzioni locali e nazionali per ottenere tutta una serie di riforme sociali, non solo la sanità, ma anche e soprattutto la sanità in questo caso, ma anche la casa, l'istruzione e via dicendo. Per quanto riguarda la questione della sanità, questo doppio piano su cui si articola l'orizzonte rivendicativo sindacale, quindi la fabbrica e il territorio, porta alla richiesta di tutta una serie di istituzioni di centri di medicina preventiva a livello territoriale, gestiti da enti locali. Questa è l'idea da parte del sindacato, di tutta una serie di soggetti politici all'esterno del sindacato che di fatto collaborano con esso, soprattutto tecnici della salute. Idea e orizzonte del sindacato di farsi interlocutore rispetto alle istituzioni locali e nazionali del processo di elaborazione della riforma sanitaria, promuovendo una riforma sanitaria a livello territoriale. In tutta una serie di contesti, sicuramente questi tre che ho studiato, ma anche altri, nascono una serie di centri di medicina preventiva sul territorio, dove il sindacato ha un ruolo. È riconosciuto spesso come parte in causa all'interno dell'indirizzo, dell'intervento che questi centri di medicina preventiva devono avere. L'importanza della nascita di questi centri è che riuniscono al loro interno le competenze in materia di medicina professionale e di medicina
medicina preventiva to cure, prevenzione della salute delle comunità che abitano accanto ai centri industriali, e in questo senso si crea la riunificazione all'interno di un unico ente di prerogative, di iniziative in materia sanitaria e in materia sanitaria all'interno degli ambienti di lavoro e all'esterno degli ambienti di lavoro. Mi sembra un modo fondamentale per diversi motivi. Sicuramente rispetto a tutto il filone di studi sulla storia dell'industria, la storia dell'inquinamento industriale, che ha messo in luce come dai primi del Novecento in poi la legislazione sugli stabilimenti insalubri si sviluppa in maniera dicotomica tra l'ambiente esterno e l'ambiente interno agli stabilimenti industriali, quindi badando sostanzialmente l'ambiente esterno divaricando le prerogative di intervento. Questo mi sembra un momento fondamentale, nel senso che avviene una riunione di queste competenze all'interno di un unico ente. Non solo, rispetto alla questione periodizzante di cui si parlava questa mattina, quindi a Seveso, come un momento periodizzante di una scoperta della continuità tra l'uscita industriale dall'interno ma all'esterno dello stabilimento, beh, in questo caso molti di questi centri nascono prima del 1976. Rispetto alla legislazione dei primi del Novecento, mi è sembrato molto interessante notare come molte istituzioni comunali e provinciali all'interno delle loro delibere consigliari che sanciscono di fatto la nascita di questi enti di medicina preventiva ci si riferisca al testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e in particolare ai poteri straordinari di prerogativa di sicurezza e salute pubblica attribuiti al sindaco e mi sembra una forzatura interpretativa di quel testo di legge che sicuramente attribuiva poteri di intervento straordinario al sindaco ma piuttosto su quello che era l'inquinamento industriale e le sue conseguenze sull'esterno e non sull'interno dello stabilimento, mentre in questo caso, quindi nella nascita di questi centri di medicina preventiva, questo testo si fa riferimento a questo testo per intervenire anche all'interno degli stabilimenti. Quindi questo è quello che mi sembra interessante da mettere in luce rispetto all'elaborazione teorica. Chiaramente guardare alle pratiche fa notare come ci sia una derivazione estremamente significativa di esperienze all'interno di territori differenti, ciascuno caratterizzato da una specificità politica, produttiva, culturale. Quello che succede a Torino all'interno di un contesto che è per quanto riguarda le mobilitazioni contro la nocività industriale, dei lavoratori contro la nocività industriale, è un contesto che è generalizzato dalla figura di Rodone, che è uno psicologo del lavoro. Sicuramente le forme di nocività su cui ci si concentra sono i ritmi di lavoro, l'organizzazione industriale, la catena di montaggio. In quel contesto, quindi, i discorsi sull'ambiente esterno o sull'ambiente inteso come risorsa o sull'ambiente inteso come paesaggio sono molto limitati. Da questo punto di vista, delle esperienze molto significative e molto differenti avvengono a Milano, dove invece la nascita precoce di questi enti di medicina preventiva porta alla nascita di esperienze molto significative anche di tutela degli ambienti esterni. Sicuramente l'orizzonte rivendicativo aziendale sindacale subordina la messa in sicurezza per l'ambiente esterno a quella dell'ambiente interno, ovvero la cosa più importante è limitare il danno sanitario del lavoratore e in seguito limitare, solo in seguito limitare l'impatto dell'industria sull'ambiente esterno. Ma questo discorso di fatto è presente rispetto all'intervento di Luigi Piccioni, che mi permette di essere molto schematica su questo. A me sembra molto importante notare come tutto questo movimento di ambientalismo, di ecologia politica, quindi chi leggeva Dario Pacino, per essere molto schematici, abbia in Milano e in Lombardia sicuramente un territorio molto importante di nascita, di elaborazione. Penso a Giulio Macaccaro, la rivista Sapere, a Nuova Ecologia, di cui si è detto, a Laura Conti.
che in quel periodo era in prigione. Venezia è un caso ancora diverso, ovvero evidentemente in quel caso la questione ambientale di tutela dell'ambiente e quella di tutela sanitaria dei lavoratori emergono sostanzialmente in maniera contestuale. Nel 66, quando c'è la grande alluvione, iniziano a sorgere le prime comunità ambientaliste locali che iniziano a denunciare l'industrializzazione selvaggia del volo di Marghera, soprattutto l'industrializzazione selvaggia ovviamente adottando dei termini che loro utilizzavano, soprattutto a denunciare quel modello di industrializzazione nei termini di negazione, ostacolazione dell'ulteriore ampliamento del polo industriale che in quel momento era in atto. Chi d'altra parte si inserisce all'interno di quella questione ambientale e ambientalista è sicuramente Italia Nostra e poi un'altra serie di intellettuali che ruotano attorno a quella questione e che sposano la causa Italia Nostra, tra cui Indro Montanelli, che d'altra parte però articolano quella questione esclusivamente nei termini non solo di tutela di un ambiente esterno e quindi assolutamente disinteressati rispetto a quello che succedeva all'interno delle fabbriche, ma addirittura articolando quella questione rispetto a Venezia, quindi alla specificità veneta, tanto che probabilmente per loro non era una questione di costruire il petrolchimico o meno, il problema era costruirlo lì. Quindi appunto una questione ambientalista che in quei termini è portata avanti in maniera molto contraddittoria. Allo stesso tempo emerge la questione sanitaria, un caso che tutti ricordano, c'è stato anche nelle sintesi italiane del Novecento, è l'ordinanza del medico del lavoro rispetto ai lavoratori di Porto Marghera di indossare la maschera antigas perché le nocività sono troppo forti, le forme di nocività sono troppo marcate, le esplosioni sono continue, quindi intervento emergenziale per inserirsi in una situazione che di fatto di emergenza non è, perché è una costellazione di incidenti industriali che si sussegue da anni, in scadenza periodica, mensile, settimanale. Anche in questo caso la risposta istituzionale è assolutamente dicotomica tra l'intervento a favore della salute e l'intervento a favore dell'ambiente, addirittura della prevenzione, quindi ai lavoratori le maschere, ma non si prende assolutamente in considerazione la comunità che vive accanto a Porto Marghera ed evidentemente il porto e la città sono separati da una strada, quindi questa separazione di fatto non esiste. A livello sindacale la questione è parimenti contraddittoria e inefficace, se si può usare questo termine. Di fatto il sindacato, la federazione sindacale in Italia non ha mai grossa presa all'interno. Io mi riferisco principalmente al petrolchimico, questa è una premessa che non ho fatto. All'interno di Marghera e soprattutto all'interno del petrolchimico non ha mai effettivamente un'efficace presa sui lavoratori. Allo stesso tempo parole d'ordine, questioni promosse dalla sinistra extraparlamentare, in quel caso come operaio, sono molto forti e articolano quella questione nei termini di un rifiuto del lavoro, quindi massimalismo, se si può dire. Per loro la fabbrica è informabile. Il classico slogan era non vogliamo delle stalle moderne, quindi non ci interessano gli impianti di depurazione per l'esterno, non ci interessano per l'interno, il punto è non lavorare, lavorare meno. Il sindacato non riesce di fatto, anche perché ha molta poca credibilità all'interno di quel contesto. E quindi, insomma, è una situazione sostanzialmente di stallo. Un centro di medicina preventiva in effetti nasce anche lì, quindi in questo senso di bifurcazione tra la teorizzazione e la pratica. Il centro di medicina preventiva nasce, ma di fatto non fa nulla all'interno di un decennio. Ora, mi avvio alle conclusioni a un'altra questione molto interessante, la riforma sanitaria e la nascita dell'USL. Le USL, ovvero il centro di medicina preventiva all'interno delle
realtà recepiscono questa questione della riunione all'interno di un componente, della salvaguardia dell'ambiente interno e di quello dell'ambiente esterno. In particolare, alcune parti della legge 833 del 1978, del Corpo Sanitario, i cui obiettivi sono individuati nella identificazione e eliminazione delle cause di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo, obiettivi della riforma sanitaria, e l'articolo 22, obiettivi di questi presidi territoriali, il coordinamento dei servizi di igiene, della medicina del lavoro e ciascuna unità sanitaria locale. Quindi c'è di nuovo questo tentativo che secondo me è correlato rispetto alla questione sindacale, alla questione che emerge all'interno della pubblicità operaia del decennio. C'è di nuovo un tentativo di riportare queste due questioni, di riunire queste due questioni all'interno di un'unica competenza. E chiaramente, come noto, dura poco, perché nel referendum del 93 queste competenze vengono di nuovo divaricate. Quindi sostanzialmente qua al 78 finisce la mia tesi, la mia ricerca, ma credo che ci sia spazio per tutta una serie di interrogativi che da questa si dipartono, alcuni molto brevemente, ma ce ne potrebbero essere altrettanti rispetto a quelli che io qua ho sommariamente elencato. Un ampliamento della scala cronologica, quindi capire cosa succede negli anni 80 e negli anni 90. Come si diceva nell'intervento di Luigi Piccioli prima, gli anni 80 sono un anno imponente dal punto di vista dell'ambientalismo, importante dal punto di vista dell'ambientalismo italiano. Allo stesso tempo è un momento in cui per la storia del sindacato, la storia delle relazioni industriali, cambia tutto, la tutela, la prevenzione negli ambienti di lavoro smette di essere un contenuto nel potenziale privilegiato. E quindi secondo me sarebbe molto interessante proprio la ricerca in questo senso, anche a partire da un enorme mole di documentazione sindacale che è inesplorata, anche perché è molto recente, quindi sostanzialmente disponibile da poco tempo. Allo stesso tempo, secondo me, sarebbe molto interessante dal punto di vista del lavoro andare alle prose, quindi fare degli studi che illuminano dal punto di vista della storia del lavoro questo periodo molto interessante, fino all'Ottocento, fino al Novecento, che in realtà è già stato studiato da alcuni studi, sia della storia ambientale che della storia del lavoro, ma in maniera separata. Quindi credo molto importante perché da una parte ci sono le prime legislazioni sulla tutela del lavoro e dall'altra le prime legislazioni sulla classificazione degli stabilimenti salubri e insalubri. Traiettorie di ricerca che ovviamente si divaricano anche a livello spaziale, quindi l'idea di una storia transnazionale è comparata. Transnazionale mi viene spontaneo da dire perché ha una questione molto interessante: moltissime persone che sono state leader del movimento per la tutela degli ambienti di lavoro nel corso degli anni 70, al passato dagli anni 70 agli 80, proseguono la loro militanza, ma all'interno dei differenti contesti internazionali. L'America Latina sicuramente è un centro di sperimentazione molto importante, il Brasile e l'Argentina. Altri si occupano del processo di integrazione europea, soprattutto dal punto di vista sindacale, quindi lavorano all'interno di quel contesto. E credo che siano tutte linee da tenere conto e da continuare a esplorare. Basta. Complimenti per il rispetto della tempistica. Una sola battuta a proposito di questo, della mancanza di un caso che riguarda il sud, qui non voglio togliere ovviamente il ruolo fondamentale che hanno gli studi del professor Adorno, ma il caso qui della zona siracusana è di grande interesse anche per un aspetto che è quello che all'inizio la percezione dell'industria è vista in termini di risanamento ambientale nei confronti del sito Malargia, che quindi c'è l'industria la benvenuta. Poi questo atteggiamento cambia in maniera
notevolissima e arriva alla situazione opposta con il ruolo del sindacato, un caso interessante, ma come sempre in una tesi di dottorato bisogna limitare, perché se no seguire tutte le liste di ricerca non è possibile. Bene, complimenti comunque per il lavoro.